Buongiorno, eccoci in una nuova lezione dedicata ad Arcadia e vediamo oggi come poter andare a inserire quelle che sono le coperture o tettoie in generale. Innanzitutto andiamo sul nostro modulo menu architettura e clicchiamo qui, vedete, ci sono varie modalità di inserimento. C'è tetto automatico, tetto per punti e tetto per rettangolo. Queste sono diverse modalità di inserimento. Iniziamo a vedere quella con soluzione automatica. Quindi io vado a cliccare su tetto automatico. La finestra di gestione mi propone che piano di riferimento devo andare a considerare. Nel nostro caso abbiamo appunto un piano primo e l'altezza lasciamo quella che è di base di riferimento del piano che stiamo considerando, quindi 3,20 m. La gronda rispetta quello che invece è la distanza dalla parete esterna e l'inclinazione della falda del tetto. Lasciamo così come di default e clicchiamo su OK. Nel momento in cui ci avviciniamo al perimetro dell'immobile, vediamo appunto che si evidenzia di colore verde. Cliccando col tasto sinistro del mouse, automaticamente andrà a ritagliare quello che è la struttura della copertura, quindi va andando a generare quelle che sono le varie falde del tetto. Se adesso vado a cliccare doppio clic sul tetto, entriamo all'interno delle proprietà. Da qui in poi possiamo decidere di andare a fare delle modifiche. Ad esempio, io voglio escludere la falda numero 16, quindi cliccherò su timpano e lui mi andrà ad escludere. Ovviamente qui abbiamo varie colonne, gronda, inclinazione, altezza e ovviamente calcola anche quella che è la superficie totale del tetto in modo da avere anche orientativamente quello che è i metri quadri occupati dalla copertura. In questo modo, andando ad escludere, adesso clicchiamo su OK, ci permetterà di andare a togliere quelle che sono le falde dal tetto. Per esempio, andiamo a escludere la numero 12 e la 13. Clicchiamo su OK. Allora, qui trova difficoltà, ovviamente in una condizione automatica permetterà di verificare che la copertura sia correttamente inserita. Se ci sono dei problemi, li va ad evidenziare. Ok, a questo punto lasciamo come da struttura portante e clicchiamo su OK. Automaticamente lui fa un ritaglio del tetto e mi va a modificare quello che è la falda. Potrei in alternativa andarla a inserire anche manualmente, quindi andare su tetto per punti, scegliere i riferimenti del piano, come abbiamo visto già precedentemente, e poi singolarmente andare punto per punto a costruire quello che è la falda di mio interesse. Quindi io posso tranquillamente per ogni singolo punto andare a definire quello che è la mia copertura. Adesso terminiamo velocemente quello che è l'inserimento. Gli ultimi due punti. Tasto destro e esegue il ritaglio del tetto. Come vedete, si è riportato alla stessa condizione di prima. Doppio clic, andiamo a definire quello che è la falda, ecco qui per esempio ritagliamo, vedete qui si è modificato il tetto, quindi io posso poi andare a fare delle modifiche anche sulla parete. Quindi io clicco sul muro, vado nelle proprietà e vado a inserire la modalità manuale, altezza parete manuale. Vado ad aumentare la mia altezza parete e cliccando su OK automaticamente si va a chiudere rispetto praticamente alla copertura del tetto sulla falda. In questo modo io posso andare a modellare quella che è la caratteristica del mio tetto. Ovviamente ci sono anche altre modalità, tra cui anche quella che è il tetto rettangolare. Col tetto rettangolare mi dà la possibilità di creare le singole falde. E ovviamente andare poi a modellare le singole falde in modo da poter strutturare quello che è un modello di tetto personalizzato. Ci sono delle funzioni anche della possibilità di andare a creare delle aperture all'interno del tetto. Ad esempio potrei andare a creare un vuoto, un buco all'interno della copertura o andare a inserire quelli che sono gli abbaini.
abbaini su determinate falde in modo da creare un effetto di questo tipo, che adesso vediamo un attimo se riesco a trovare una falda sufficientemente grande. Eccola qui. Cliccando su questa copertura io posso andare a inserire quello che è un abbaino. Per quanto riguarda poi il discorso della possibilità di poter creare quelle che sono le travi, c'è una funzione di selezione, selezionando praticamente la copertura, questa funzione qui nella finestra di gestione che si chiama modifica cornice del tetto. In realtà Arcade si interfaccia con un software sempre della casa Arcadia Soft, che è 3D Rama. Bisogna preventivamente installare la versione demo e, cliccando quindi la copertura e andando a selezionare questa funzione cornice da tetto, automaticamente mi va a generare all'interno di 3D Rama quella che è la struttura delle travi in legno. È una modalità che mi permette semplicemente di andare a generare quelle che sono un blocco travi di rappresentazione della mia copertura. Nulla di più. Difatti, vedete qui si è importata quella che è la copertura. Cliccando su OK mi va a generare la struttura delle travi. Ovviamente quello che posso fare come modifica è molto limitato, mi permette semplicemente di andare eventualmente ad eliminare quelle che sono delle parti di trave. Ad esempio, se io sono abituato ad utilizzare una sorta di copertura con travi a vista, mi permette quindi di andare a eliminare quelle che sono le cornici esterne. Una volta che va bene la mia struttura, a quel punto io vado a cliccare di nuovo su Arcadia, quindi importa il tetto in Arcadia, e automaticamente poi da Arcadia mi va a rigenerare quello che è il blocco travi. Ecco qui, lui adesso sta caricando ed ecco qui il risultato. Possiamo eventualmente verificare. Allora, vediamo un po' per far vedere meglio la struttura anche nel 3D. Vediamo un po', eccola qua. Questo è il mio blocco travi che è stato generato. Quindi vediamo, vedete, questo qua sono l'effetto delle travi. Questa qui è la parte delle travi che avevo tolto. Eventualmente adesso è solo una prova, quindi posso tranquillamente andarla a migliorare, editare in modo migliore possibile. E eventualmente io posso anche andare a selezionare il blocco travi, riandare a rigenerare praticamente il blocco travi utilizzando sempre la gestione appunto di 3D Rama. Andando nelle proprietà del blocco travi, mostra praticamente le gronde, cioè quel discorso che dicevamo noi di selezione dell'elemento in legno singolo da eliminare. Io posso anche automaticamente cliccare su mostra gronda, in modo da escludere a priori e vedere poi le prove d'effetto travi di rappresentazione. Tutte queste travi ovviamente hanno una superficie che io posso poi andare a gestire normalmente in Arcadia, andando a scegliere poi la tipologia di legno che mi va a interesse appunto da rappresentare come materiale.